Marco Grounds Games, on the road, sempre al lavoro, sempre in strada, sempre con voi. Ho comprato questo gioco perché è stato fatto su PlayStation 5, perché è di camion, ha le licenze MAN e Scania, quindi è una cosa in più. La cosa che mi frena un po' è che non ha l'italiano, però che dobbiamo fare? Andiamo di capirci lo stesso. Allora, company, mettiamo drums. Games SRL vediamo se ci sta. Sì. Allora. Con lui che è simpatico. Vediamo se c'è qualcosa di musicale. No, non c'è nulla. Allora, mettiamo, no, mettiamo il camioncino, dai. Mano Scania, andiamo col man, dai. Francoforte, Amburgo, Colonia, Lisburg, Monash, Berlino, dai, andiamo di Berlino, Berlino. Bella sta immagine. Rostock Trans. La ditta è la Aerosoft. E sinceramente, visto che è tedesca, speravo che mettessero anche l'italiano, visto che su PC c'è, anche se magari non so se è una. Allora. Vehicle available. Congratulazioni, hai ricevuto Captain Train and Semi from Company Liquidation. Ah. Il mio nome è Charles Rocco, sono felice di guidare e per fare i primi passi stabilendo il tuo business. Ok, veicoli. Ok. Vehicle start. Vai. Sentiamo il volume. Allora, vediamo dove c'è. Ok. Put your drive card. Ah.
Aspetta. Allora, dovrebbe essere in. Scusa, ma indietro, ma qua. No, fa la retromarcia. Bella, ci sta di brutto, ragazzi. Ma Ok. Ok. Gearbox.
praticamente adesso logisticamente beh, il gioco è migliorato parecchio, eh. Anche l'asfalto, da come lo vedevo su certi video su YouTube, c'entra proprio niente, cioè. Ok. Allora. Ok. Ok, 10.000. Ok, ma perché non dicevano che il navigatore non funzionava quando funziona? Vedi che non si riesce a. Porca puttana, guarda che ho brancato dentro. Ah, il palo lì.
Comunque sono arrivato giusto, eh? Ok. Weber sarà. Ecco qui, allora ragazzi, sto vedendo un po' com'è il gioco. È bello, è bello. Non sarà Euro. Porca miseria, Euro Truck Simulator. Secondo me è fatto bene, graficamente la strada, che i video che vedevo era una cosa incredibile, vedere la strada era una merda. È un bel po' cartonoso, però vabbè. I mezzi, questo camion qui ha fatto quelle manovre. Il verde chi va dritto, ma noi no. Cabina è fatta bene. Dai, via. Tre, quattro o cinque volte anche che becco l'arancione. Ok. Consegniamo il pacco. Un'altra lancione. Allora, sfatiamo la cosa che è brutto, è bello graficamente. L'unica vera pecca che non c'è i sottotitoli in italiano e quindi è solo in inglese, tedesco, francese e non ricordo più qual è l'altra lingua. A livello grafico ci siamo, ho fatto, porca miseria, ma li becco tutti arancioni, tutti arancioni. Ah, vabbè, se mi hanno fatto la foto, mi hanno fatto la foto.
E allora passiamo col rosso. Cazzo, 5 arancioni, doveva capitare il rosso. Comunque perché sono stato disattento. A livello grafico non mi dispiace per niente, i mezzi sono fatti bene. Chiaramente quando va a carica, quindi anche se questa versione PS5 è molto migliorata rispetto a quella PS4, eh. Io non vedo i veicoli che arrivano dall'alto, robe del genere come si vedeva nell'edizione del PS4. Via. Ah, qui in Germania fa come in Svizzera, fa il giallo anche prima del verde. Si riesce a stare bene in carreggiata. Ok, raga, non ho preso la multa. Scusa. Sì, dai, stai calmo. Sono andato un po' in culo. No, e vaffanculo allora. Se ho preso la multa vado. Cazzo, 1200 euro, ho già pagato 400 euro di multa. Non si scherza qua in Germania, eh. Stiamo attenti anche ai limiti di velocità, eh? Prima che arriva una multa anche per quello. km. In sega. Pensavo un po' più vicino, sinceramente. Quanto è 50 all'ora al limite, eh? Siamo in città. Ah, si va anche fuori. Ah, capito. Ecco come si avvicina l'immagine. Sì, effettivamente i mezzi appaiono dal nulla, ma ci sta. Non è fastidioso, non è come prima che lo mettevano a posto e facevano la patch, che arrivava proprio roba. Dal cielo. Ok, andiamo. Io poi credo che più avanti si va, più si possono prendere anche camion più fighi, oltre questo qui, penso, eh. Ok.
È bella tosta sta qua. Aspetta un secondo che... cazzo! È un'entrata del cazzo quella lì, eh. Sempre tanto all'ora per il camion. Quanto sto andando? Allora, questo è il top, è giocato col volante. Io adesso per tempo e voglia non ho ancora attaccato, devo vedere se funziona, perché leggevo anche da certi personaggi e certi recensioni che non andava, ma visto che faceva schifo per terra era tutto uguale, invece non è così. Allora ragazzi, non si guida quando si è stanchi. Allora, quando va forte sto camion è un disastro. Va va va. Vorrei vedere se c'è un limitatore di velocità, sinceramente. Ciao amici miei, dai, vi aspetto al prossimo video live su questo gioco. Comunque mi aspettavo molto peggio, invece è migliorato. L'unica pecca è l'italiano. Vabbè, vi aspetto su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch. E mi raccomando, su YouTube e Twitch attivate la campanellina, mettete un mi piace, commentate. E mi raccomando, ci vediamo presto. Portate i vostri amici e la gente che conoscete sul mio canale, così facciamo live sempre più fighissimo, sempre con più giochi, sempre più divertimento. Ciao amici miei, ciao mitici!